sono tre bandi dura che non sono stati annullati, il primo e il secondo, e il terzo che sta. No, nel provvedimento della dottoressa Porsello si dice in carica, io faccio il pubblico e non bando, prendo le risposte e incarico Italia Lavoro di revocare il bando. Ma se Italia Lavoro non lo revoca e vince una causa sull'annullamento del suo contratto. Quindi sono tutte e tre aperte. No, il rischio è che noi bruciamo il debito di fare bilancio sugli altri due. E uno sicuro, perché l'affidamento la selezione è stata aggiudicata. Quindi ripeto, almeno prudenzialmente la parte delle selezioni bisognava tenerla vincolata fino alla valutazione definitiva e giuridica della vicenda, mentre aprire un nuovo bando non si può fare nulla recepire, non si può fare in tutti i modi che si vuole, cioè, ma lì non sono stati ancora risolti, tanto è vero che poi Italia è risolto e contenzioso con le aziende. Ma perché io voglio separare la questione politica da questa vicenda? Perché noi dobbiamo discutere non del quick day, perché quello è un argomento tecnico che supereremo, che lo vogliamo fare rapidamente, ma anche per ragioni, proprio anche per questa delusione, diciamo, che c'è dei ragazzi che hanno partecipato, no? E per non dare loro la sensazione eventualmente di una truffa, però insomma la politica cosa ne pensa della legge sulla riforma della formazione? Cosa ne pensa di questo piano? Qualcuno ha eccepito sul piano? No. Questa è la politica, entra nel contrasto. Dirigente, assessore, inaudito. Inaudito. E che la politica faccia una valutazione del contrasto direttore e assessore è inaudito, tenuto presente che il direttore c'è da tanto tempo e che probabilmente un po' di cose su qualche personaggio politico le conosce, solo che anche noi le conosciamo. Cardinale che chiede un vertice di maggioranza per provare a ripartire, non escludendo un governo diciamo con una caratura. Lo faremo con un click, cioè diciamo che metterò su Facebook questa cosa, lo faremo con un click. Esiste anche il telefono delle agenzie di stampa. Se uno vuole chiedere un vertice, telefona al presidente e dice voglio fare il vertice. Se no, visto che il vertice nasce dall'esigenza dei click day, pubblico un bando e facciamo click day. Guardate, io voglio essere chiaro, se qualcuno pensa, e non mi riferisco alla maggioranza, anche a alcune dichiarazioni molto veloci dell'opposizione, di poter utilizzare questo argomento come elemento di ritorno al passato è proprio fuori strada. La sfiducia, le cose che sento dire, eccetera, io non ho interesse a difendere. Grazie a Dio, gli si revoca l'ETT, tutto buono e benedetto. Gli si revoca Italia Lavoro, io ho i miei nipoti che sono regolarmente disoccupati. Fanno parte di questi che delusi del 5 agosto. Quindi non ho niente da difendere, se, per cui per me questa non può essere l'occasione. La prima verifica va fatta sul progetto politico di riforma. Su questa base si nasce, poi la Costituzione faccia quello che crede più opportuno, però se pensano che lo saremo cieca, siccome la ETT ha sbagliato il programma, deve
cambiare l'azione di governo e rinunciare alla lotta politica contro gli sprechi della formazione professionale o della... Per esempio non affiora tutta la vicenda di questi manager della sanità, però gli attacchi alla Borsellino ci sono e persino insistenti, no? Perché probabilmente noi abbiamo l'idea che i manager debbano essere scelti, i direttori generali, i direttori amministrativi e sanitari debbano essere scelti dai manager e non suggeriti da noi, o perlomeno noi non lo faremo mai. Capisco che poi qualcuno si può arrabbiare, ma questo governo a che serve? Non serve a fare nobile poverino. Diciamo, il messaggio che lei sta dando è chiarissimo. Però non è che il problema di questa riunione di maggioranza per discutere su assessori politici o no. No, sei che lei organizziamo comunque. No, io non credo che sia. E la facciamo, informaticamente, cioè, gli incroci li facciamo in modo informatico. Non è che la ragione che non è di cosa non conosco. Da ogni punto di vista. Il progetto politico che chiede la maggioranza di rivedere che cosa chiede, scusate, quali proposte sono pervenute, spiegate. Ma ora le proposte la proposta del governo, ha presentato il piano giovane, ha presentato la legge sul testo di attività positive, la riforma della burocrazia, eccetera. Quindi che cosa ha proposto? Cos'è che ha proposto questa politica, maggioranza, opposizione? Salvo fare il processo alla medicina, bravo se abbiamo fatto. E anche guardate che dal punto di vista umano non deve essere io, vorrei vedere voi altri strappati alla società normale che vengono inseriti nella politica e si ritrovano a 30 anni a dover fare con un mondo ben studiato, organizzato e in sintonia. Perché ti metti a ridere sulla considerazione di questo tipo? Ma è strappata, cioè un assessore viene scelto venendo da un'attività normale, da una situazione normale, e si trova a dover fare conti con regole che gli altri hanno strutturato, ma li hanno strutturati in modo conservatore. Loro non riescono ad andare al di là del metodo strutturato del passato, cioè con dirigenti con i quali si sono sempre sentiti, con i quali si capiscono immediatamente, che sanno che ci saranno sempre. Quindi, voglio dire, quale sarebbe la responsabilità? Io, quando troverò una sola responsabilità, direi su questa cosa la prenderò le necessarie conseguenze, ma anche lei che prenderebbe prima di me. Ma siccome qui la responsabilità è stata quella di avere data fiducia a una persona della quale io non posso parlare male, però che oggi non ritiene, che di fronte a una situazione critica, invece di affrontare la questione, gioca a scaricare le responsabilità, però qua ci sono due note che dicono due cose diverse. O è l'una vera o è l'altra.